Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come fare questo fantastico coniglietto con i pompom in lana. Occorre la lana col suo ago, feltro, carta spugna glitter, cartoncino, colla gel e forbici, qualche molletta. Prendiamo un cartoncino. Va bene anche riciclato, tanto poi si butta via. Prendiamo un bicchiere e facciamo due cerchi. Questo sarà il corpo del nostro coniglio. Se avete un compasso è ancora meglio. Prendete un tappo, questo è il tappo di una crema. Non deve essere perfettissimo, eh? Prendiamo l'estremità del filo e lo blocchiamo con la mano, mentre con l'altra iniziamo a ricoprire i nostri dischetti. Dopo aver fatto qualche giro, blocchiamo l'inizio così, tanto è solo provvisorio. Quando ho finito il filo, blocco sempre nello stesso modo, così. Una tappa molto importante. Per la testa possiamo usare una tazzina da caffè e per la coda un tappo della schiuma da barba. Ecco i nostri pompon, sono bellissimi e morbidissimi. Adesso facciamo le orecchie. Prendiamo il nostro cartoncino. Voglio delle orecchie giganti.
Nella carta glitter ho tagliato un cuoricino che farà la funzione del naso del coniglio. Nella carta spugna bianca taglio la parte centrale dell'orecchio del coniglio. Allora facciamo la pelle, abbiamo le due orecchie e la parte più interna. Eccoli qua. Prendiamo le orecchie e le incolliamo indietro, così. Inizio a cucire. Contenta del mio coniglio. Ho trovato un bel nastrino e lo metto intorno alla coda. Guardate come sono carina. Adesso vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao!